Sagrale 2019, un grande appuntamento, un appuntamento dedicato al vino prima di tutto, ma anche ai prodotti tipici, al premio Sale e il vino. Flavio Maurizio è il presidente della cooperativa Macchia Verde, che organizza non una sagra, non una festa, una rassegna. Qualcuno l'ha definita la piccola Vinitaly di questo territorio, che poi tanto piccola non è, forse il termine più giusto, presidente. Ma io direi di sì, perché noi, se pensiamo da come siamo partiti, certamente allora non si pensava di arrivare ad una manifestazione di tale spessore, ma noi con la grinta, con la determinazione da Liguri, penso che siano stati tre punti molto importanti che ci siamo posti all'epoca, tre punti cardine di questa nostra società, che è la volontarietà, l'indipendenza e soprattutto l'unità. Io penso che questi tre punti cardine che ci siamo posti all'epoca abbiano contribuito in modo determinante ad arrivare ai nostri giorni. Io direi che questa è una festa, come giustamente lei diceva, molto significativa ed importante, non solo perché la rassegna è diventata una festa abbastanza grande nella nostra regione, ma più che altro aver lavorato in questi anni e aver creduto nella nostra terra e arrivare ai giorni nostri, aver creato delle nuove aziende, posti di lavoro, come ho detto già prima, questo è importante, e un'economia del settore che quando abbiamo iniziato non esisteva niente. E penso che il Pigato, come e ripeto, meriti il massimo riconoscimento della scala dei valori. Io penso che il Pigato non abbia nessun confronto con gli altri vini, perché è eccellente, penso che non abbia niente da invidiare agli altri vini nazionali ed internazionali, e quindi è giusto avere questo riconoscimento massimo della DOCG. Vorrei anche aggiungere che noi da qualche anno abbiamo pensato anche all'olio, e pensiamo anche all'olio perché l'olio nostro è di qualità e non possiamo pensare che non si sa arrivare alla DOP, perché vedo che stentano tutti gli enti, cercano di fare, però non riescono ad avere questo marchio DOP dell'oliva taggiasca, dell'olio taggiasca. Io penso di questo, di lavorarci molto sopra, e noi da qualche anno cerchiamo di valorizzare non solo il vino ma anche l'olio, perché noi riteniamo che l'olio e il vino, come ho già detto, siano i prodotti principi della nostra terra. Marco Rezzano, premio Sale e il vino 2019, presidente dell'Enoteca regionale della Liguria, ma con una grande esperienza di sommelier nel campo dei vini, un'esperienza maturata sul campo. Beh, questa è proprio una medaglia importante, voglio dire. Sì, sono veramente felice e anche piuttosto emozionato, perché è un premio ambitissimo. È un premio che riempie di gioia e, diciamo, un po' il coronamento a tutta una serie di impegni e di attività che nel corso della mia vita ho messo anche a disposizione del vino. È anche uno stimolo poi per un futuro da costruire, quindi far sempre meglio, è un incentivo a far sempre meglio, essere sempre più vicini ai produttori, che sono veramente le sentinelle del nostro territorio, sono loro le vere nostre risorse, i portabandiera di questa liguritudine. Loro stanno crescendo a vista d'occhio e la qualità oggi è inequivocabile e crea degli elementi identificativi e di peculiarità che sono unici. Quindi il fatto di aver ricevuto un premio di questo tipo non è altro che per me la possibilità di condividerlo con loro, e essendo oggi presidente di Enoteca regionale della Liguria, anche con tutto il consiglio di amministrazione di Enoteca regionale della Liguria, senza i quali figure
ben poco si potrebbe costruire, no? La Liguria è stretta e lunga, quindi ha bisogno di persone di riferimento su tutto il territorio. Anche perché Enoteca regionale è oggi, cosa che in passato non esisteva, il riferimento, potremmo quasi dire la casa dei produttori liguri, se loro lo vogliono naturalmente. Sì, 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 noi cerchiamo di essere la voce verso le istituzioni e verso il consumatore dei produttori. È un po' la cosa che ho detto il 4 ottobre del 2019, quindi quest'anno, del 2018, scuse. Mi piacerebbe essere identificato come il presidente dei produttori, cioè colui che dà voce alle istanze e alle esigenze del territorio, del mondo della produzione, e che poi se andiamo a vedere sono un po' le stesse da Levante a Ponente. Il gioco importante, il lavoro importante è proprio quello di mettere a sistema, di far dialogare queste due realtà che sembrano così distanti, ma che in realtà fanno parte di un'unica bandiera che è la Liguria. Professore Stefano Maio, ormai sagrale, voglio dire, appuntamento di riferimento, e tra l'altro lo è non solo più ormai per il Picato, ma per una rassegna di prodotti. Qui è arrivato anche ormai l'olio extravergine, si guarda al territorio, si ragiona anche sullo sviluppo, sul futuro. Sì, questa è stata da sempre conosciuta da tutti come la Sagra del Pigato, ormai è diventata la festa dei vini liguri, non solo più del Pigato, che qua comunque la fa da padrone, perché la maggior parte dei vigneti qua sono coltivati a Pigato. Qui c'è una grande tradizione, una grande cultura vitivinicola, e questo in prospettiva potrà servire per sviluppare i territori non solamente dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista turistico. Per questo motivo noi stiamo puntando in modo molto concreto, anche grazie al lavoro di Enoteca, che è sempre al mio fianco nella promozione dei vini liquidi, a creare dei sistemi per cui le aziende vitivinicole riescano a fare sempre più turismo. I nostri prodotti agricoli sono prodotti turistici ormai riconosciuti in tutto il mondo, e vogliamo che anche le aziende agricole si occupino di accogliere il turista, come fanno del resto le nostre spiagge e le nostre sentieri, i nostri borghi dell'entroterra. A breve, brevissimo, partirà una campagna regionale che punterà moltissimo sull'olio e sul vino come due eccellenze liguri, e con l'assessore, il mio collega assessore Berino, assessore al turismo, stiamo realizzando dei pacchetti turistici che metteranno in sinergia i vari territori, costa, entroterra, spiagge, borghi storici, e passando inevitabilmente dalle nostre aziende agricole. Partiremo innanzitutto da quelle che sono forse più strutturate per fare accoglienza turistica, che dovrebbero essere quelle vinicole e olivicole. Noi crediamo moltissimo in questi due comparti, ma credo fortissimamente in tutto il settore primario, che per la regione Liguria sta rappresentando una forte crescita, un grande sviluppo. Negli ultimi due anni noi abbiamo avuto più 1000 aziende agricole, credo che sia intorno al 10%, quindi penso che sia un ottimo risultato per la nostra regione.
Riccardo Tomatis, il sindaco di Albenga, beh, qui a Sale avete, devo dire, un riferimento importante. Questa cooperativa Macchia Verde ha saputo crescere, questa non è più una festa, una sagra, ma è stato detto una rassegna vera e propria dei vini, dei prodotti tipici. Sì, è veramente quello che ha detto, è un vero e proprio contenitore. Io lo considero un laboratorio di idee legato all'enogastronomia. Un'amministrazione quindi che guarda con attenzione, immagino, a questa parte di territorio, ma soprattutto a quello che può evolvere dal punto di vista dei prodotti, e quando si parla di prodotti poi inevitabilmente si finisce anche col parlare di turismo. Sì, perché io credo che oggi i prodotti enogastronomici del nostro territorio siano la nuova frontiera del turismo, siano il nuovo souvenir, quello che una volta era l'oggettino da portarsi a casa. Oggi è la bottiglia di vino o la bottiglia d'olio o il prodotto, l'erba aromatica. È un modo poi per ripensare, rivivere i profumi, i sapori della nostra Liguria, magari a distanza di tempo e anche lontano dalla nostra terra. Quindi un lavoro importante anche fatto insieme ai produttori, in questo caso parlando di vini, anche per conquistare delle denominazioni di origine che poi danno delle garanzie al pubblico e servono anche per garantire un territorio. Sì, questo è un riconoscimento che credo che il Pigato meriti e sul quale bisogna lavorare, bisogna insistere, perché il Pigato oggi ha raggiunto dei livelli tali che merita questo tipo di riconoscimento. Alla DOC aggiungere la G, garantita. Esattamente, proprio quello. Onorevole Franco Vazzi, ogni anno ci troviamo qui a Salea per questa che è una rassegna ormai di riferimento, una piccola Vinitaly la potremmo definire senza tema di smentita, ma è anche un'occasione per fare delle riflessioni, riflettere anche sulle necessità del mondo agricolo, vitivinicolo, di questo territorio in una parola sola. Beh, in due parole possiamo dire che qua abbiamo trovato persone lungimiranti che tanti anni fa riuscirono a comprendere che il food, che i prodotti della terra potevano essere una chiave di lettura anche economica, e oggi noi nella nostra comunità leghiamo la parte dell'agricoltura, del vino e dell'olio a turismo e cultura in maniera straordinaria. Quindi dobbiamo da un lato dire grazie a queste persone che, quando non era scontato dirlo, ci hanno pensato prima di altri. Come ho detto prima, ci sono però degli aspetti che ci preoccupano. Il tema del PSR è un tema importante, che poi molte persone non lo conoscono neanche nei dettagli. Si tratta di finanziamenti, sostanzialmente misure di finanziamento europeo. Che 313 milioni di euro per la Liguria. 313 milioni di euro della Liguria, che però non riusciamo a spendere perché sono stati parametrati come regioni che non sono simile alla Liguria. In tutta Italia la grande parte di questi finanziamenti vengono devoluti all'integrazione del reddito. In Liguria è sempre stato il contrario, cioè la maggior parte di questi finanziamenti vengono devoluti, sono sempre stati richiesti per gli investimenti. Aver capovolto questa impostazione da parte della Regione ha determinato l'esaurimento dei finanziamenti sulla parte degli investimenti. Noi avevamo una quantità importantissima di aziende del nostro territorio di Albenga che fruivano di questi finanziamenti e che durante il terzo bando appena concluso non si sono visti riconoscere questi importanti aiuti, che sono aiuti all'investimento e all'innovazione. Pare che vogliano correre ai ripari, ma c'è preoccupazione, perché se non riusciamo a correre ai ripari
l'Europa ci taglierà i finanziamenti nella misura del 16%, ma 16% di 300 milioni è tanta roba, non è poca roba. Accanto a questa c'è l'altra preoccupazione, che a distanza di oltre 3 anni dai fatti alluvionali e dal momento in cui altre regioni hanno conseguito risarcimento danni, purtroppo la regione Liguria non è ancora riuscita a sviluppare il bandolo della matassa e far conseguire questi risarcimenti alle nostre aziende. Quindi accanto alla soddisfazione per i risultati ottenuti dai nostri produttori c'è stata e c'è una preoccupazione importante da parte degli operatori, ma anche di quella parte politica che si è messa a servizio di questo disegno, che purtroppo non è stata ascoltata. Questo è un punto importante, perché noi da Sale ogni anno ripartiamo a lavorare, è un momento di iniezione di fiducia, ma non solamente per le attività imprenditoriali, ma anche per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, che vedono in questa parte di economia anche una prospettiva di occupazione, che è una cosa molto importante. Quindi da parte mia, da parte anche delle istituzioni, ci deve essere un grande riconoscimento, un grande grazie a chi tanti anni fa pensò nella maniera giusta per rilanciare e per lanciare l'economia della nostra terra. Terra promessa, terra d'amare, avevo un sogno per poter sperare, dentro il mio cuore in questa valigia, per pochi anni e una lunga vita, su quella nave il cuore mi batteva forte, perché pensavo alla mia sorte. Cantiamo insieme. Quanto mare c'è da Napoli a New York, tanta madre migrante, chissà se tornerò. C'era nell'aria tanta nostalgia, quando pensavo alla terra mia.
E grazie a Monica abbiamo avuto il permesso anche quest'anno di riuscire a entrare nelle immense cucine di Sagralia, e qui è sempre una meraviglia. Intanto complimenti Monica a tutto lo staff, a questo squadrone meraviglioso. Sì, è vero, veramente, devo dire che 100 persone qua dentro che si muovono, non dico all'unisono, ma poco ci manca per fare il risultato meglio che si può. Dal pomeriggio alle 2 che la gente è qua dentro a preparare dei piatti che richiedono più o meno di preparazione. Qui ci sono dei cavalli di battaglia fondamentali, importanti, che abbiamo già avuto occasione di conoscere in questi anni. Diciamo i nostri piatti all'occhiello, che è la polenta al tartufo, la burrida al coniglio alla ligure, le trofie alla giorgione, la polenta alla ubriaca, che sono dei piatti dello show cooking fatto negli anni addietro. Quest'anno magari se vogliamo perderci coprire qualcos'altro su qualche piatto invece che l'abbiamo ritenuto un po' meno importante, ma invece è importantissimo. Tantissimo. Che ne so, magari le trofie al pesto, che è un piatto della tradizione ligure, che noi ci mettiamo non solo la trofia con il pesto, ma anche la patata e il fagiolino come la vecchia, come va la fatto, la come ricetta, si deve fare. La vera ricetta. Quindi se volete ecco, dare un'occhiata. E guardate, vedete, patate e fagiolini pronti per andare a sposarsi con le trofie e con il pesto. Di fianco dei ravioli meravigliosi con un ragù spettacolare. I ravioli, devo dire che hanno un ragù di carne fatto proprio ad hoc, con prodotti, olio extravergine d'oliva. E guarda, approfittiamo che stanno servendo una porzione per far notare la che, quantità. Eh sì, perché voglio dire, va bene la qualità e qui non si discute, va bene la presentazione che l'occhio vuole la sua parte, ma poi vogliamo anche mangiare e qui si mangia. Sì, diciamo che oltre alla qualità vogliamo dare anche la quantità e ci siamo credo riusciti in tutti questi anni, tant'è che la gente tutti gli anni ritorna. Assolutamente, facciamo spostare subito Ornella verso le trofie, perché ragazzi è un maestro. È un maestro della trofia, Marco? E dalla casseruola, perché non è mica semplice quel gioco lì, eh? No. Allora, adesso quanto allenamento hai fatto, Marco? Allora, com'è andata? Ho fatto dei filmati tutto l'inverno per far vedere che mi allenavo, per far vedere che sono bravino, ecco, non bravo. No, bravissimo, no, non ha perso neanche una trofia, Monica. No, quindi è bravo, bravissimo, davvero. Poi allora, ci spostiamo in queste cucine meravigliose, proseguiamo il nostro tour. Allora, siamo nel retro delle cucine per vedere dei calderoni enormi di olio bollente, il pan frito. Questo è il pan frito e quindi qua dietro ci sono dei padelloni enormi di olio che queste persone che davanti non si vedono ma che dietro si fanno. Eh sì, perché non c'è l'aria condizionata, qua. Non c'è l'aria condizionata. Quindi qua è quello che si vede, che non si vede davanti, ma che dietro ha tanto lavoro. E attenzione, lavoro. Pan frito che viene preparato fresco, perché dietro qui da noi tagliano il pane pezzetto per pezzetto. Sì, esatto, viene cotto al momento, messo nei sacchetti e portato davanti al servizio. Arriva bello caldo e fresco, un'altra tipicità fatta non senza fatica, questo è segno della passione di Sagralia. Certo, la qualità anche qua, tassativamente olio cambiato tutte le sere, quindi non c'è ombra di dubbio, se no non sarebbe buono com'è. Non sarebbe Sagralia. Non sarebbe Sagralia. Altra caratteristica, la frittura orto e mare. Perché qui vediamo dei totanetti meravigliosi, ciuffetti. Ciuffetti, misto di totani. E poi ci abbiamo che vengono messe le verdure pastellate, questo è. E dietro qui c'è una lavorazione di scongelamento, di infarinatura. Cioè vengono passati nella semola qui, cioè sono fatti sul posto, non è che arrivano impacchettati. No, certo, c'è tutta una lavorazione qua incredibile che basta vedere. E anche ragazzi volenterosi, giovani, Nicolò, classico, lui. E poi, poi vengono aggiunte anche le verdurine. Vengono aggiunte le verdurine e sul davanti andiamo a friggere. E qui siamo sul davanti, il risultato finale, eccolo lì. E questa è la verdura pastellata fritta. Puoi tirare su un attimo là, invece ci sono i calamari fritti di qua.
e quindi basta mischiare questi cestelli meravigliosi e c'è il risultato finale. Esatto, quest'anno abbiamo anche le acciughe impanate del Mar Ligure. Attenzione, che è una novità di quest'anno. Allora andiamo a scoprire, eccole qua. Queste sono le acciughe, falle vedere Fili. Queste qua è la novità di quest'anno. Sagrale aumenta sempre più, è incredibile. Cioè ogni tanto ce ne inventiamo una. Non vi fermate mai. Abbiamo una macchina sempre in moto. Va bene il pesce, ma qui c'è anche un po' di salsiccia, un po' di carni. Questo reparto che sembra così scontato, che magari gli altri anni non l'abbiamo mai passato in rassegna, ma che è importantissimo, perché qui si svolge tutto il discorso delle griglie, quindi tanto un lavoro immenso dietro con quel caldo che sta facendo. E qui facciamo anche la grigliata mista, dove c'è non solo un piatto con un... una diciamo qualità di carne, ma diverse qualità. È mista sul serio. Assemblate. Ci sono i wurstel, la salsiccia, gli spiedini. Esatto, esatto. E qui e tra l'altro la salsiccia, ho visto che qua la preparano pezzo a pezzo, la arrotolano. La arrotolano, certo, non si lascia la salsiccia il pezzo così, ma viene arrotolato e qui dietro tu vedi che viene cotto. Questo eroe della griglia. Eroe della griglia. Ma sapete quanto caldo c'è lì sotto? Quanto caldo c'è? Renzo, quanto caldo c'è? 100 gradi come minimo. È bello essere ad agosto qui, eh? Beh, ma 52 anni che siamo qua, eh? Non è un giorno, eh? Ormai non patisce più. Ormai abbiamo già fatto il caldo, quindi non c'è problema. Ma vi rendete conto cosa vuol dire qui a Sagrale faticare col sorriso? Che meraviglia, eh? Qui siamo in un altro angolo molto fresco, arieggiato, quasi... La piastra. Abbiamo la piastra, dove il nostro amico Angelo fa degli spiedini... Number one. Quanti anni è che fai gli spiedini? Da quando abbiamo iniziato. No, da quando abbiamo iniziato a fare gli spiedini. E anche lui è un altro che non patisce il caldo, ha la passione... bello fresco qui, no? Bello fresco, va bene. Almeno quando vai fuori sembra di avere il condizionatore acceso. Visto, basta azzeccare la filosofia giusta, no? La filosofia giusta. E qui, attenzione, perché le piastre, andiamo piano piano, le piastre portano tante sorprese, ma guardate che gamberoni. Qui ci sono i gamberoni. Ma ragazzi, ma non è che in tutte le feste... Sì. In giro si trova una cosa così. Le porzioni anche di questo genere. Ma qui le porzioni ormai abbiamo capito, qualità. A Sagralea qualità e quantità non si mettono in discussione. Continuo a dire e veramente la qualità, insisto a dirlo perché veramente ad alti livelli per una sagra, è come far da mangiare in casa. Assolutamente, ancora meglio, guardate. C'è una cameriera giovane che scappa, tutti indaffarati. Qui abbiamo anche lo spada alla griglia. E qui l'altra parte della grigliata di carne. Qui la salsiccia, i wurstel. Salsiccia fatta così perché viene messa nella grigliata mista. Nella grigliata mista, mentre l'altra viene arrotolata. Arrotolata, dove ce n'è di più anche. E andando un po' più in giù. Qui abbiamo la sovracoscia di pollo che anche questa viene messa nella grigliata mista. E qui abbiamo la fetta di pesce spada. Pesce spada che voglio farvi vedere, adesso qui non ci vede, ma è tagliato al momento da un pezzo così di... Di pesce. Quindi addirittura anche lo spada preparato fresco. Sì. Qui non si lascia nulla al caso, davvero. Allora, uno dei piatti più semplici, se volete quasi scontati, in ogni festa è il condiglione. Ma se lo ritenete semplice e scontato perché non siete mai stati a Sagralea. E soprattutto perché, come noi invece possiamo fare, non avete mai visto il retro delle cucine. Queste sono signore meravigliose, perché loro il condiglione se lo preparano a mano. A mano. Come se dovessero dare da mangiare a quattro nipoti, voglio dire. Esatto. Non a 4.000 persone. 4.000 anche di più, anche di più. Ma la cosa importante è che dietro abbiamo un motore che non si vede, ma che è una Ferrari. Perché sono queste donne meravigliose che non solo fanno il condiglione, ma preparano anche tutti gli alimenti, diciamo, di tutti quelli che sono i piatti che vengono fatti davanti, le cipolle, i limoni, il prezzemolo, il basilico. E sono le affettatrici ufficiali, tutto fresco. È tutto fresco e fatto al momento. Ma il basilico c'è un profumo, guardate, lo stanno tagliando adesso, guardate che spettacolo. È vero. Cioè, ma
ma chiunque direbbe per migliaia di persone compriamo qualcosa di surgelato, lo buttiamo lì, si scongela e vai, no? Esatto, ma non è quello il nostro... Sagrana non funziona così. No. E il risultato finale poi si vede, ci spostiamo perché giustamente le signore dicono noi facciamo fatica ma dovete far vedere. Allora, qua c'è tutto un trito misto. Tutte diciamo verdure tagliate per il coniglione, cipolla, peperoni, sedano. Fatte da loro a mano. Da loro a mano, peperoni. Le nostre olive taggiasche. Le olive. E questo è il risultato finale, che è quello che vedete. Che è un piatto che sembra scontato, che invece è un piatto, se andiamo a vedere il costo veramente della materia prima e del lavoro che c'è dietro, chi le paga queste signore? Dovrebbe costare 50 euro un piatto di coniglione. Esatto, è vero. Quando il menù è completo, è basato tutto sulla qualità, anche frutta e dolce non sono da meno. Anche qui donne al lavoro a affettare le pesche una per una. Qui siamo nel reparto retro di quello che è la tavola, diciamo, dei dolci. Quindi qui abbiamo la preparazione delle pesche al pigato, delle pesche al pigato messe anche col gelato. E qui ci sono tutte le donne, che qui ce n'è una parte, perché poi nel pomeriggio ce ne sono state anche delle altre. E questa è la preparazione di come vengono tagliate, anche qui fatto al momento. E poi ci sono torte, tanti dolci. Vi faccio fare il giro dove ci sono le torte e i dolci di altro genere. Comunque questo mi era importante vedere, che anche qua... Chi lavora anche qua? Anche qua ci sono le preparazioni dietro, le quinte. Ecco le pesche in finale di preparazione, ma non solo quelle, torte di ogni genere, crostate, chi più ne ha più ne mette. Certo, qui abbiamo la zona dove vengono servite le famose pesche al pigato che abbiamo visto preparare dietro le quinte, e qui ci sono alcuni dei dolci. Tutti gli anni cerchiamo anche qua di mettere magari un dolce diverso, aggiungere un po' di qualità, parlare di cioccolato, di pesche nelle torte, da farci a sale bisogna tornare per scoprire sempre le novità ogni anno. Certo. E quindi là ci sono le crostate di diverso tipo, cioccolato di qua. La c'è anche il gelato, la torta sagrale. La torta sagrale, mi sembra con giusto. La crema dentro e le pesche in mezzo, quindi questa è un'altra, diciamo, un'altra specialità nostra. Di là abbiamo anche i baci al pigato, che sono il sacchetto di baci, biscottini secchi che vengono fatti anche qua proprio apposta per questa festa. Questo dimostra la grande passione, la voglia di fare e di fare bene per dare soddisfazione a tutte quelle migliaia di persone che sono dall'altra parte, là fuori, e che comunque sia tutti gli anni vengono. Ci sono persone nuove che vengono qui a scoprire la Sagralia, perché il vino è fondamentale, è la festa del vino, ci mancherebbe, però ha una cucina, un contorno che... Questa rassegna enogastronomica, diciamola così, enogastronomica. Ma anche perché per gustare bene il vino vuoi mangiare bene. Verissimo, è vero. E vanno insieme. Un connubio. Vino buono, mangiare bene. Fantastico, è vero, verissimo. Monica, che ti devo dire? Io veramente vorrei abbracciare tutta questa gente che è qui, perché sono, credetemi, persone splendide, anche per come ci accogliete ogni anno, ormai ci sentiamo in famiglia qua. Grazie, grazie, anche voi siete per noi, siete la nostra famiglia. E grazie a tutti voi, complimenti, grazie. Buon proseguimento. Grazie, al prossimo anno? Ma sicuro, ma magari chissà, qualche anteprima, so che fate delle feste. Ancora qualcosina. Ma dai, sì, chi lo sa, no, non poniamo limiti alla provvidenza. Va bene, grazie. Viva Sagrale. Viva Sagrale. Monica.